Oggi, come vedete, è una bella giornata. Non sono impazzito e non sto cercando di darvi le previsioni meteo, ma visto che siamo di fronte a una cabrio, pensavo di approfittare del bel tempo per portarvi a fare un giro con la capota aperta. Andiamo. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che non si tratta di una vera e propria cabrio, perché vedete, le portiere e i montanti sono esattamente identici alla versione berlina. Questo comporta una serie di pregi e difetti che vedremo più avanti. La capota è già aperta, come vedete si ripiega lasciando quasi completamente aperto l'abitacolo. In questo momento sto viaggiando a 50-60 km orari e il comfort è assolutamente totale, non c'è particolare turbolenza all'interno dell'abitacolo, anche grazie a questo piccolo deflettore che devia, è un deflettore aerodinamico che devia il flusso d'aria verso l'alto e verso il posteriore della vettura. E anche a livello acustico non ci sono particolari problemi, non ci sono fastidi, e a questa andatura si può tranquillamente condurre una conversazione con l'eventuale passeggero. Adesso proviamo ad alzare la radio e sentire anche l'audio dell'impianto di infotainment. Ecco, anche tenendolo basso vediamo che non ci sono disturbi. Siamo fermi al semaforo e siamo a fianco a un camion. Ovviamente, come tutte le cabrio, si ha qualche piccolo problema quando ci si trova di fronte a un mezzo pesante, sia per quanto riguarda il rumore sia per l'inquinamento, perché chiaramente ci respiriamo i gas di scarico. Sono in tangenziale, in questo momento sto viaggiando a 90 km orari. Come potete sentire, non ho alzato il tono della voce particolarmente perché la turbolenza ancora non si fa percepire all'interno dell'abitacolo e quindi consideriamo che il comfort è rimasto pressoché invariato rispetto alla guida in città. Se proprio devo trovare un piccolo neo in questa DS3, è concentrato in questa posizione. Lo schermo touch da 7 pollici, infatti, con la luce e col sole che penetra all'interno dell'abitacolo, crea un fastidioso riflesso che in alcune situazioni lo rende addirittura inutilizzabile. È bene quindi tenerne conto se si decide di viaggiare con la capota aperta.